Ciao genitori, oggi voglio parlare con voi per spiegarvi una cosa molto importante. Allora, prima di tutto, i bambini sono delle spugne, per cui per quanto voi siate bravi a non fargli pesare le cose o non dirgli nulla, se dentro sentono che voi ci tenete in maniera eccessiva, loro quando vanno in campo per farvi contenti avranno una pressione enorme. Non è un qualcosa che avviene sotto in maniera così, come posso dire, cosciente, è incosciente questa pressione che hanno. Dunque, la prima cosa che voglio dire oggi è cercate di accompagnare i figli e poi di andarvene per fare in modo che se la sbrighino da soli. Se i figli mostrano, se voi riuscite ad avere con i figli una relazione nel tennis sana, potete anche accompagnarli, perché l'unica cosa che vi si chiede è di fare i genitori, di supportarli, non di fare gli allenatori o dargli consigli o dare giudizi o sgridarli, non sia mai. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che vi voglio dire è che il cammino della competizione è fatto anche di situazioni dove i ragazzi piangeranno, troveranno delle difficoltà importanti perché non riusciranno ad esprimersi, ma chi è tennista o è stato tennista sa benissimo che queste sono tutte cose che accadono. Ora, andarsi ad allarmare per queste cose vuol dire non avere un equilibrio, vuol dire non ricollocare la partita di tennis a quello che è una partita di tennis, ok? Io so benissimo che ci sono casi in cui i bambini veramente si fanno del male perché non riescono a esprimersi e si flagellano, però questo dobbiamo fargli capire noi, e prima di tutto noi genitori capire, che un bambino è un bambino, non ha la maturità per comportarsi come un adulto. Dunque, se a volte si flagella così, noi glielo diciamo, gli facciamo capire che è solo una partita, dopodiché può fare i capricci, ma dobbiamo lasciarlo lì. Alla fine dei conti non sta andando in guerra, non sta andando a morire. Dunque cerchiamo di ridimensionare queste sceneggiate che ci sono in giro. La seconda cosa è che affronteranno queste situazioni. La competizione molte volte ti porta ad affrontare situazioni spiacevoli. Se tu scegli di voler competere nel tennis, devi sapere che questo è quello che molte volte ti capiterà. Tra l'altro in uno sport dove anche il numero 10 del mondo perde ogni settimana, ok? Quindi sono cose che è importante capire, di cui è importante tener conto quando si vuole diventare giocatori o si è genitori di giocatori che giocano a tennis. Il mio consiglio per voi è quello di rimanerne fuori il più possibile, non sgridare, non dargli consigli, assisterli, dargli tutto l'amore di cui hanno bisogno e il supporto, e giustamente anche fidatevi del vostro istinto, nel senso che molte volte gli allenatori fanno casta chiusa, cioè non esiste questa cosa qua. Un genitore deve essere libero di fare per il proprio figlio, di scegliere il percorso che ritiene opportuno. E molte volte il percorso che fa proprio ad hoc per il proprio figlio è proprio un percorso di crescita personale, cosa che tanti allenatori non sono disposti ad ammettere perché hanno paura di perdere i clienti. Dunque, genitori, fidatevi del vostro istinto e non fatevi rapire i vostri figli, perché i figli sono vostri. E voi potete scegliere tranquillamente di fargli fare tutti i corsi che vogliono. Ve lo dico perché queste sono le esperienze che abbiamo oggigiorno. Per il resto cercate di ridimensionare il tennis al ruolo che gli compete, cioè un sano sport edificante dove si cerca di dare il massimo senza però farsi sconvolgere la vita. Lo dico perché a volte mi capitano, anzi la maggior parte delle volte, mi capitano, per non dire quasi sempre, mi capitano delle sceneggiate allucinanti tra genitori e figli, il che fa capire che c'è bisogno sia di un corso per i genitori stessi, che i figli hanno bisogno di, diciamo, avvicinarsi a una filosofia sana.